Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere i preferiti del mese di febbraio. Febbraio è il mese più corto dell'anno e non posso crederci che già siamo a marzo. Marzo significa che sta arrivando la primavera, la stagione più calda e sono super contenta perché per quanto l'inverno sia bello, ok, c'è la neve che è bellissima che qui a Roma non vediamo mai, però comunque c'è, si vedono diciamo le foto, esiste. E per quanto ci sia Natale nella stagione invernale, però il caldo è sempre il caldo, quindi non vedo l'ora che arrivi la primavera, anche se questo significherà che tra un po' la mia allergia tornerà a farsi sentire, ma non mi interessa. Parliamo dei prodotti che ho utilizzato in questo mese. Come sapete, e come vi ho detto anche a gennaio, diciamo che questi sono stati dei mesi in cui sono uscita davvero poco da casa, sono stata tipo una talpa nella sua tana, ho visto pochissimo la luce del sole, ho lavorato un sacco e ho lavorato un sacco al computer, quindi diciamo che non ho provato così tante cose, però ho qualcosina da farvi vedere, soprattutto rossetti nude. Aspettatevi un po' di rossetti nude in questo video. Iniziamo con il primo rossetto nude, che è quello che indosso in questo momento, ed è Mannequin di Jeffree Star. Allora, i rossetti liquidi di Jeffree Star sono pazzeschi, mi piacciono tantissimo, secondo me sono tra i rossetti liquidi più belli in assoluto. Seccano davvero poco le labbra, anche se ce le avete tutte segnate, screpolate. Questi sono dei rossetti liquidi che comunque potete indossare perché si asciugano ma non vanno a disidratare come il deserto le labbra. Questo colore mi piace tantissimo perché è un nude super chiaro, come tutti i nude. Come tutti i rossetti liquidi nude, anzi, con il passare delle ore a contatto con l'aria si ossida e tende un pochino a scurirsi, però diciamo che rimane comunque un nude chiaro. È leggermente a base rosata, ma devo dire mi piace davvero tantissimo. Da quando me l'hanno mandato, visto che me l'ha mandato Machillalia, l'ho indossato un sacco, mi piace tantissimo. E rimanendo in tema della combinazione labbra che utilizzo in questo momento, sopra al rossetto liquido di Jeffree Star indosso il gloss di Milani Keep It Full nel colore 01 Champagne. Già ve ne ho parlato di questo gloss, non è una novità nella mia collezione, però devo dire che l'avevo un pochino accantonato. Sono quelle cose che provando altro metto un po' da parte, poi mi ricordo, ah, ma esistono! E mi piaceva anche un sacco, quindi perché ho smesso di utilizzarlo? Non lo so. L'ho ripreso e l'ho riutilizzato. Questo mese ho indossato molto le labbra glossate. Diciamo che forse perché le mie labbra erano un pochino disidratate con il freddo, con il fatto che non lo so, forse la mia pelle non vedeva la luce del sole. Quindi ho indossato rossetti liquidi, ma spesso in combinazione con un gloss proprio per rendere tutto il più confortevole. Se cercate un gloss anche leggermente rimpolpante, perché questo ha una sensazione mentolata che va a rimpolpare un po' le labbra, non vi aspettate chissà cosa, non è che le labbra diventano tipo quelle di Kylie Jenner con un gloss, no, non è questa la situazione, però devo dire che ce l'ho anche sui denti, ok, perfetto. Devo dire che comunque è un ottimo gloss. Continuiamo a parlare di rossetti. Sì, continuiamo a parlare di rossetti. Vi faccio vedere una matita molto molto carina. È la matita di Profusion, un brand che ho scoperto che ho acquistato su Amazon. Diciamo che è simil Makeup Revolution. Non è grande quanto Makeup Revolution, almeno non qui in Italia. Però ha delle cosine carine. Vi farò vedere un'altra cosa tra pochissimo. Questa matita è molto carina anche per quanto riguarda il colore, per quanto riguarda il comfort. Non vi aspettate la matita più bella del mondo perché non è così, però se cercate una matita morbida che costa davvero poco, secondo me questa potete dargli un'occhiata. Vi faccio vedere, il colore è un bellissimo nude. L'unica cosa è che viene venduta in combinazione con rossetto liquido e gloss. Vedete, magari vi piacciono anche quelli. Questa matita è molto molto carina. Parliamo sempre del brand Profusion Cosmetics. Voglio parlarvi di questa palettina che è molto carina. Non rientra nelle mie palette top che dovete assolutamente avere, però se avete un budget ristretto, volete una palette su queste tonalità che comunque lavorano bene, secondo me potete dargli un'occhiata. Sotto al video in cui testavo questa palette, ho visto un commento che mi ha davvero infastidito, ma per il semplice fatto che non mi piace sminuire dei prodotti, dei brand in questo modo. Una ragazza ha scritto tipo, ho acquistato questa
e la palette dei blush, che tra virgolette non è piaciuta neanche a me. Li ho provati, li ho rimandati ad Amazon, fanno schifo. Ok, magari non ti sono piaciuti, ma non c'è bisogno di insultare il brand o dover dire che fa cagare. Se vado a paragonare questa palette con quella di Jaclyn Hill, con gli ombretti di Color Drain, con gli ombretti di Anastasia Beverly Hills, c'è un abisso tra queste due formulazioni. Però ragazzi, la palette di Anastasia Beverly Hills costa 50 euro, non tutti possono permettersi di comprare quella palette. Questa, che contiene quanti? 35 ombretti, neanche mi ricordo, no, 21 ombretti, scusate, costa 10 euro. Capite che è una palette alla portata di tutti. A me piace recensire e provare anche queste palette, anche se già lo so che non sarà quella più bella del mondo, però so una cosa, che è una cosa che tutti possono permettersi, anche i ragazzi più giovani, anche chi si trova in difficoltà economiche, anche chi non può permettersi di spendere 50 euro per una palette. La provo, vi dico quali sono i miei consigli per far lavorare un prodotto del genere al meglio. Ok, non sarà come quella di Anastasia Beverly Hills, però devo dire che è una palette molto carina. Gli ombretti sono molto simili a quelli di Make Up Revolution, quindi sinceramente, diciamo, tutta questa cattiveria. Ora, non sto a parlare in modo specifico del commento che ha lasciato la ragazza, ma un po' in generale. Cerchiamo di essere un pochino più gentili e cerchiamo di capire che ci sono anche delle necessità diverse da quelle nostre. Ovvio che se devo realizzare, non lo so, il trucco della vita, del matrimonio, di qualcosa, non vado a prendere questa palette. Però per tutti i giorni, per chi ha come budget 10 euro, questa è una palette carina che vi permette di avere a disposizione 21 colori che lavorano comunque bene e che tengono sull'occhio, che si sfumano facilmente. Detto questo, chiudo la questione. Passiamo a parlare di un altro rossetto liquido, la marca Ever, no, non si chiama così, We Makeup, ecco, mi sbaglio sempre. La marca We Makeup, quella che fa i rossetti Ever Liquid Lipstick, mi ha mandato 3 rossetti. È stata una sorpresa carinissima, perché in realtà non mi hanno scritto: ehi, ti stiamo mandando altri 3 rossetti. Mi ha suonato il corriere e mi è arrivato il pacchettino. Io tipo, oh mio Dio, mi sono arrivati altri 3 rossetti. Io lo apprezzo davvero tantissimo. Quindi grazie, non guarderanno mai questo video, però grazie comunque al brand We Makeup per avermi mandato questi rossetti. Fino adesso sono riuscita a provare soltanto questo, che è il numero 13 e che è un bellissimo nude, ancora una volta, a base rosata. Molto confortevole sulle labbra, tiene bene. Ora vi faccio vedere lo swatch, magari vi faccio vedere anche mannequin, così vi confrontate un pochino tutti i vari nude e capite quale vi piace di più. Ho provato diverse gradazioni di colori dei rossetti Ever, appunto di We Makeup, e devo dire che secondo me i colori più chiari lavorano meglio dei colori scuri. I colori scuri, per essere così tanto pigmentati, è come se ci hanno messo tanto pigmento all'interno che comunque tende a seccare le labbra. Quindi se magari avete delle labbra secche o comunque screpolate o con le pellicine, ditelo come volete, secondo me dovete andare più sui chiari che sui scuri. Se prendete tipo un viola, io mi ricordo di averlo provato insieme a voi e mi si era completamente sgretolato al centro delle labbra. Questo molto molto carino. Vi faccio vedere gli swatches. Questa è la matita, questo è il rossetto di Ever e questo è Mannequin. Tutti a base rosata, nude, wow, che fantasia Giulia. Ok, passiamo al prossimo prodotto. Ho fatto un ordine sul sito di Clio Makeup Shop e ho ordinato 2 prodotti. Uno è la palettina, uno è il rossetto. Quale vi faccio vedere prima? Vi faccio vedere prima il rossetto. Sono entrambi prodotti molto carini. Vi ho fatto la recensione dettagliata se volete andarla a vedere, quindi non sto a ripetervi tutto quello che ho detto all'interno di quel video, altrimenti non avrebbe senso. Il rossetto che ho preso io si chiama Nude Sunday e è un rossetto liquido a base marroncina. Diciamo che è una sorta di versione più scura di Mannequin, ora che li vedo vicini. Eccolo qui. Su di me è molto scuro, su una persona non chiara come me è un nude medio chiaro, ecco, diciamolo così. Per quanto riguarda la sensazione che danno questi rossetti, come vi dicevo in quel video, questi rossetti, ho provato solo lui, quindi restringo la mia recensione a lui. Trovo che sia un rossetto molto carino, ma
Il comfort dipende dallo stato delle vostre labbra, tende un pochino ad asciugare, quindi se avete delle labbra belle idratate, sicuramente sarà un rossetto che non vi darà nessun fastidio. Tiene tantissimo questo rossetto e il colore è super pieno, quindi credo sia veramente un bel rossetto. Però per quanto riguarda il comfort, se avete delle labbra secche, secondo me ve le seccherà ancora di più. Se avete delle labbra già belle idratate senza pellicine, non vi darà nessun fastidio. Passiamo a parlare invece della First Love. Trovo sia una palette molto carina, contiene all'interno 10 ombretti. La conoscete tutti, l'avete vista su tantissimi video. Per quanto riguarda gli ombretti, trovo che siano di una buona qualità, soprattutto gli opachi. Anche qui non è la palette più bella che ho e non rientra, credo, neanche nelle mie top 5, però comunque è una buona palette. Gli opachi sono molto molto belli. Per quanto riguarda gli shimmer, non sono tanto contenta, non nel senso che non mi piacciono, sono comunque dei buoni ombretti, però diciamo la qualità degli shimmer trovo sia inferiore rispetto a quella degli opachi. Gli opachi si sfumano benissimo, sono super pigmentati, tengono tutto il giorno. Gli shimmer si applicano meglio se bagnati. Anche nel video vi dicevo, Pop Mauve, questo violettino qui, e il rosino non sono tanto pigmentati, hanno una base un pochino trasparente. Mi avete scritto che comunque sono stati progettati per essere dei topper. Ok, sono d'accordissimo, però in generale tutti gli shimmer sono fatti in questo modo. Applicati da asciutti secondo me non rendono poi così tanto, applicati da bagnati invece sono molto belli. Quindi se cercate degli ombretti diciamo abbastanza naturali, non troppo accesi, non troppo strong, secondo me questa palette è molto carina. Se invece volete degli ombretti per realizzare dei trucchi come quelli che vediamo su Instagram, probabilmente questa palette non vi piacerà. A livello di qualità credo comunque sia molto buona, quindi decidete voi in base all'utilizzo che ne fate. E niente ragazzi, questi erano tutti i preferiti, i miei preferiti del mese di febbraio. Fatemi sapere con un commentino qui sotto quali sono stati i vostri preferiti e se c'è qualcosa in particolare che vi ha colpito all'interno di questo video, anche se alla fine erano tutti rossetti nude, quindi non so se in questo video avete visto qualcosa che vi ha fatto dire oh mio Dio lo vorrei troppo, però mi ho detto questo offre la casa per questo mese. Spero tanto di avervi tenuto compagnia, se non lo avete fatto iscrivetevi e mettete la campanellina così verrete notificati per ogni nuovo video e mettete un bel like a questo video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!